Pochi ma buoni anziani sul miglio in questa gentleman seconda del convegno. Severino, Trave Affirm, Victory Wind e Utilus. Restano a casa in paddock con il box, Pick and Go e Uccio d'Albio. Quindi in quattro. Utilus, molto gettonato, ma anche Victory Wind, che scende un pelino di categoria. Ottimo l'allineamento, va via la macchina in velocità. E la spinge la macchina Utilus, classico no problem, scende lungo i birilli nei confronti di Trave Affirm, si ritrae Victory Wind, rientra bene Severino. Cavalier al completamento del lancio che se ne va in 13.9. E così al comando il Pine Chip con Vincenzo D'Alessandro che completa la piegata e anche il quarto iniziale. Quarto iniziale che se ne va in 29.2. Ora può già graduare leggermente il leader mentre Trave Affirm in terza posizione poiché Severino gli ha rubato la posizione. Viene via al largo Victory Wind, 43.5 da 1.12.5 e l'allievo del dottorino tenta la risalita già stappato e infatti si porta in seconda posizione. Mezzo miglio iniziale è gettonato in 58.2.14.7 di frazione. E Victory Wind riduce il gap, va al salch di Utilus che deve ripartire. Si affaccia pure col nasino l'allievo del dottorino, ma Utilus lo mette a tacere almeno per il momento. 13.1 il chilometro, 14.9 di frazione. E il Pine Chip di D'Alessandro con 1.5 con Victory Wind che non si dà per battuto. 15 di fronte, 1.28 e 1.75 di miglio, si riaffaccia col nasino Victory Wind, questo ennesimo Varen, ma Utilus nello scurvare prende vantaggio, sostenuto alla grande, Utilus ci riprova, Victory Wind, ma il palo si sta per avvicinare. Classico, no problem, no stress, no stress, no problem. Si salva Utilus da un ottimo Victory Wind. 1.59.2, 1.14.5. Ancora una vittoria preziosa per il professionista gentleman o il gentleman professionista Vincenzo D'Alessandro che terrà, è tornata nel gota dei gentleman. Due vittorie in pochi giorni, signori, siamo di fronte a un vero driver, più professionista che gentleman. Utilus, Giovanni D'Alessandro, Scuderia Super Galaxy, in salchi papà Vincenzo D'Alessandro.